Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, questa volta per parlare del X1 ed X2 del Radnachiu, ovvero il nuovo Critical Threat presente all'interno del gioco. Una difficoltà che non è ormai un problema per i giocatori veterani o comunque per coloro che giustamente hanno la possibilità di poter avere una, diciamo, un'armeria, chiamiamola così, varia, e che consentirà loro comunque di potenziarsi il più possibile. Ho utilizzato lo stesso team sia per la X1 che per la X2 ed è un team completamente non elementale. Ora lasciate perdere diciamo le armi di Sephiroth in questo caso, perché appunto non le ho neanche cambiate. La Northern Lights qui è completamente inutile, potreste tranquillamente mettere qualcos'altro. Anche per Tifa le Tiger Fangs non vi servono completamente, con questo team potete tranquillamente rushare il vostro avversario senza nessun problema. Potete mettere dei Power Souls per Tifa e ovviamente una Mithril Type Zero a Sephiroth per boostare comunque l'attacco, per boostare diciamo la loro potenza di fuoco. Matt con Centipede ed Amulet Tribute riesce tranquillamente a coprire sia il ruolo fisico che il ruolo magico, e quindi non ci sono problemi di nessun genere. Vi do una carrellata veloce alle statistiche dei miei personaggi. Tifa, ovviamente attaccante non elementale magica, potentissima, con addirittura 8000 e passa punti in attacco. Matt, che comunque adesso anche tramite i livelli 90 raggiunge praticamente i 4000 di healing, che sono veramente tanta roba. Sephiroth un po' più debole, semplicemente perché ho messo la Northern Lights in questo slot, quando potrei tranquillamente mettere una Shinra Model Blade e, come potete vedere, incrementare di gran lunga le sue statistiche, che è quello che ovviamente vi consiglierei di fare a prescindere. Per quanto riguarda ovviamente Tifa, al posto delle Tiger Fangs potremmo mettere i Power Souls, ma come potete vedere, diciamo, siamo praticamente lì con lì. Anche perché fondamentalmente i Tiger Fangs aumentano l'attacco magico, mentre invece i Power Souls aumentano la potencies di abilità magica. Quindi diciamo che avendo comunque 7-7 non mi cambia praticamente nulla. Mi cambia il power semplicemente perché i Power Souls sono di livello 100, quindi mi danno delle base stats, o per meglio dire rendono gli overboost comunque più forti. Infatti, come potete notare, il resto non cambia nulla, è semplicemente proprio una questione anche di sinergia delle armi. Quindi mettere praticamente i Power Souls mi consente di avere il flex dei 200k di power, quasi 600k così, giusto con un team non elementale che può tranquillamente gestire questo evento. E quindi sia X1 che X2 gestiti in questa maniera. Non c'è veramente tanto da dire, ragazzi, veramente anche le sub, praticamente ho messo tutto ciò che potesse aumentare a Tifa l'attacco magico e l'ability magica, per Matt invece HP, buff debuff extension ed healing, e per Sephiroth praticamente la stessa identica cosa, attacco magico, ability magica, ability in generale. Quindi un setup non elementale molto semplice da fare, soprattutto se avete pullato per questo anniversario e comunque sia avete i personaggi a portata di mano. Ci sono tantissime altre alternative. Sephiroth può fare sia l'attaccante d'acqua che l'attacco vento, anche Tifa può fare l'attacco vento, Zac può fare l'attacco vento, Yuffie può fare l'attacco vento. Quindi ci sono diverse alternative. Come acqua c'è Cloud, c'è Glenn, c'è Sephiroth, anche Zac volendo può essere utilizzato con Black Whiskers, che consente appunto di effettuare danni di tipo acqua tramite Water Blow. Quindi avete veramente diverse opportunità. Il team non elementale è forse quello più semplice, soprattutto per i nuovi giocatori, che comunque magari non hanno la possibilità di avere tutte queste armi elementali, soprattutto su tutti i personaggi. Quindi andare con un team non elementale potrebbe permettere loro di risparmiare diverso tempo. Detto ciò, vi lascio i combattimenti, che durano letteralmente
40-50 secondi, anche perché sono andato in full auto con la velocità doppia, giusto per farvi vedere come questo evento può essere letteralmente polverizzato. E detto ciò, io non ho nient'altro da aggiungervi, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao! これより戦闘状態に入る。 当然だ。